One Podcast. C'è una canzone che dura da quasi 24 anni ed è destinata a terminare nel 2999. È un incredibile esercizio artistico per farci riflettere sul futuro e sul reale significato della parola lungo termine. Te ne parlo oggi, ma prima, come sempre, sigletta. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast di Nicola Slozito che poi sarei io. Ogni giorno ti racconto una storia per combattere le ansie e ritrovare fiducia nelle sorti del pianeta. Alla mezzanotte del 31 dicembre 1999, un brano musicale ha iniziato a suonare per mille anni. Si intitola Long Player ed è del musicista Jem Finer, un polistrumentista che oggi ha 68 anni ed è un membro storico della band Pogues. Una musica, quella di Long Player, progettata per non ripetersi mai, perché Finer l'ha creata seguendo poche semplici regole musicali e facendo combinare in infinite possibilità 6 partiture musicali. Il risultato è una composizione infinita che non si ripeterà mai fino al 31 dicembre 2999. Ogni traccia si muove dentro e fuori fase con le altre, come pianeti e lune, ha spiegato lui, le cui orbite si avvicinano gradualmente e poi si allontanano nel corso di anni, nel corso di decenni, persino secoli. Composizione è il risultato di studi molto lunghi sui sistemi musicali che ha svolto Finer e vuole, nelle intenzioni di questo artista, costringerci a confrontarci con la realtà del tempo profondo, dei processi ambientali, ecologici, sociali che hanno bisogno di secoli perché accadano e si svolgono al di là dell'esperienza di ognuno di noi nel nostro periodo di vita. In altre parole, Finer ci vuole proiettare nel futuro, farci capire quanto siamo piccoli ma allo stesso tempo importanti per gli equilibri di ogni cosa, perché un'azione fatta oggi può ripercuotersi per lungo lungo tempo. So cosa ti stai chiedendo, dove si può ascoltare questa musica? Beh, intanto l'obiettivo dell'associazione che ha finanziato questo progetto è non farla mai interrompere nel faro del Trinity Buoy Wharf di Londra. È uno storico e bellissimo faro che per più di 100 anni è stato utilizzato negli scorsi 2 secoli per addestrare i guardiani del faro per le lunghe e solitarie veglie lungo tutta la costa britannica. Andavano lì a studiare. Ma adesso appunto è diventata una casa di tanti progetti, tra cui questo di Long Player. Ma poi la composizione è stata reinterpretata in diversi spettacoli itineranti, cantata in cori da tutto il mondo, addirittura è stato organizzato un concerto di campane tibetane che hanno ripercorso alcune tracce della musica. Si può ascoltare anche online sul sito longplayer.org e c'è pure un'app che, parentesi ti dico, è a pagamento. E chissà allora, chissà che ne sarà di questo faro, di questa canzone fra mille anni. Un messaggio nella bottiglia lanciato per durare un millennio esatto e poi puff, terminare. Cosa faranno quel giorno? Faranno una festa? Se ne accorgeranno intanto? Si ricorderanno di noi? Domande che è vero ci fanno un po' di malinconia perché ci fanno guardare nell'abisso del futuro. Ma io credo anche che ci riempiano di stupore, di curiosità. E allora ecco, ti lascio con un gioco, ti lascio con una domanda, finiamo la puntata così. Che messaggio vorresti depositare tu, vicino a questa canzone, sapendo che potrà essere letto solo fra mille anni? Fai questa domanda a te stesso, falla ai tuoi amici, falla a chi vuoi. La puntata è finita, ci sentiamo con il prossimo episodio. Se Verde Speranza ti piace, condividilo, metti mi piace sulle piattaforme che usi per usarlo, votalo, seguilo, fai tutto quello che vuoi. Grazie e ciao.